tutti quanti, come vi sentite oggi? Pronti per fare un bel allenamento con la Jill? Spero proprio di sì. Allora, mentre stiamo riscaldando per fare questa lezione che sarà hard, ok? Faremo fartleks, cioè un lavoro di intervalli a piramidale, ok? Passeremo da scatti più brevi a scatti più lunghi, ok? Però la matteremo per diciamo un allenamento duro, intenso, ma non troppo lungo. Allora, la cosa importante per tutti i nostri amici che non hanno il trampolino, tranquillamente puoi mimare o copiare quello che sto facendo sul trampolino per allenarti anche da terra, ok? Amo il trampolino perché mi permette innanzitutto di proteggere l'articolazione, mi permette di stare più in movimento, insomma mi riesce proprio a accelerare i movimenti dandomi ancora più risultati che quello che potrei ottenere da sola a terra. Nulla ti evita di cambiare o copiare questi movimenti a terra, dondolando da un fianco all'altro, marciando, ok? Però vi posso garantire che lavorare sul trampolino è assai più facile e più confortevole proprio per il vostro corpo, ok? Apriamo due e chiudiamo due. Piccoli salti, se state facendo questo allenamento per terra, mi raccomando non saltare troppo in alto, è un molleggio, ok? Proprio per riscaldarci ancora. E 4, e 3, e 2, e braccio su, e apro chiudo, ok? E apro chiudo, che okay? Ogni giorno siamo insieme per fare altri allenamenti, per sentirci sempre più in forma. Piccolo riscaldamento, ci siamo ancora 2 minuti e mezzo, poi cominceremo a fare il nostro allenamento bello, di alta intensità, si chiama HIIT, High Intensity Interval Training, però lo faremo in forma di fartlek e piramidale, ancora 2 e portate le braccia in avanti, incrocio. Ricordate che riscaldare è estremamente importante prima di fare qualsiasi allenamento, ok? Non soltanto HIIT, ma qualunque cosa, perché ci aiuta a preparare l'articolazione in particolar modo ai carichi superiori che faremo durante l'allenamento, ok? Così non lo saltare mai, ok? Un po' di riscaldamento fa sempre, sempre bene. Poi il trampolino è un riscaldamento ottimale, ok? Perché ci permette proprio di stimolare fino a 191% di fibre muscolari in più, ok? Così questo ci riscalda più velocemente che a terra, ok? Così riscaldatevi se potete su un trampolino, se no continuate a muoverti, comunque questo ci aiuterà proprio a riscaldarci e prepararci per fare il nostro allenamento. Ci manca ancora 1 minuto e mezzo di riscaldamento, il primo scatto sarà di 10 secondi, si lavora molto in velocità quando facciamo i nostri lavori a intervalli, ok? Così seguimi, date il massimo della tua intenzione, cambiamo gamba. Massimo della tua intenzione, ok? Se ti senti che devi recuperare, recuperi, ok? L'altra cosa è, mi raccomando, che andate a fare un controllo con il vostro medico di base per controllare la salute cardiaca prima di cominciare questi allenamenti che sono hard o harder, perché sono molto intensi anche per proprio il sistema cardiovascolare, ok? Veramente efficace per aiutare il sistema brucia grassi ad aumentare. Ci siamo, ok, 45 secondi. La porto avanti il mio orologio così la vedo meglio, ok? E così la prima cosa che faremo sarà una bella scatto, proprio una corsa, ok? Una veloce corsa, più veloce possibile, 10 secondi, bella tranquilla, bello lineare, e poi partiremo da scatti che vanno da 10 secondi a 20 secondi a 30 secondi ad aumentare. Il nostro picco più lungo sarà 1 minuto e mezzo, dopodiché ritorneremo da 1 minuto e mezzo fino a 10 secondi. Così è un bel allenamento per tutti voi, bello hard. Ci siamo ancora 7 secondi, ok? Ci siamo pronti? La corsa parte. Ora, corsa, 10 secondi, pompa le braccia, pompa le braccia, pompa le braccia. Dai, 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 dai. Dai, 4 secondi. Relax, 10 secondi. Ok, adesso la prossima sarà un scatto di 20 secondi. Facciamo un jump, squat, divarica poco a poco le gambe. Ok, jump. Spingo sui talloni, ok? Noterete che quando io lavoro sul trampolino ho anche un po' di destabilizzazione sull'articolazione, che è eccellente per snellire le caviglie e le ginocchia. Dai, continuate. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, recupero,
20 secondi. Ok, la prossima sarà uno scatto di 30 secondi. E qui, in 30 secondi, faremo un jump jack. Ok, jump jack però pliometrico. Apro e chiudo in un contesto proprio aerobico. Ok, pliometrico. Uno, vai. Ok, 30 secondi qui. Ok, se devi andare più lento di me, fallo pure. Ricordati sempre i talloni che stanno lavorando. Respirate più possibile, ok? Ricordate che le ginocchia devono seguire proprio la parte del dito medio del piede. Continuiamo, 9 secondi. Un bello lungo, lo so. Continuo. 4, 3, 2, 1. Ok. E recupero attivo, vuol dire che mi ossigeno, salto, rimanete però sempre in piedi, non abbassate la testa sotto il cuore quando state lavorando in intensità alta. Prendiamo il nostro elastico, ok? Partiamo, portiamolo dietro le nostre spalle, andiamo a fare un plio twist, ok? Così faccio un salto destra e sinistra facendo un twist ma con l'elastico, vai! Twist e twist, 30 secondi, 30 secondi, vai. Se devi rallentare il tuo andazzo, la tua andatura, fallo pure, ok? Continui, siamo a metà strada, respiri il più possibile. Un bel allenamento, questi allenamenti vanno fatti massimo due volte a settimana. Dai, 4, 3, 2, 1, su. Oh, lo senti? Ok, adesso il nostro prossimo sarà di 45 secondi. Leghiamo il nostro elastico con un nodo, ok, proprio con un nodo, bello stretto, 15 secondi ancora, e andiamo a lavorare le nostre glutei ed esterno cosce. Prepara, appena che ti leghi la gamba, ritorni in salto. Ok, ci siamo, 3, 2, ok, step touch. Step touch, 45 secondi, respira, ok, piano piano che diventano più lunghi le nostre sezioni di allenamento, diventano un po' meno intensi perché devo comunque mantenere per più tempo, ok? Busto leggermente in avanti, traina con i talloni, ok, sente come i glutei stanno lavorando, ok, ci mancano 22 secondi, 22 secondi, senti come stanno lavorando quei glutei, vai, vai, vai. Ancora, vai, vai, vai. Continui. Ancora, ci mancano 10 secondi. Vai, vai, vai. Trattieni l'elastico sempre in tensione. 2, 1, and relax. Ok, libera l'elastico, però ritorni subito appena possibile in movimento. Ok, il nostro prossimo scatto sarà un minuto. Allora, per fare questo minuto vorrei andare a fare un bel giaguarino. Ok, un giaguarino. E una gamba alla volta, 30 secondi a gamba. Lavorerò molto sui talloni, ok? Sollevandomi sulla gamba di appoggio, ok? Ci siamo ancora 21 secondi. Salta e recupero, ossigeno. Ricordate sempre che l'ossigeno è quello che aiuta in parte a metabolizzare i grassi, ok? Il trampolino ci aiuta a ossigenare e respirare più profondamente, sia durante la fase inspiratoria che la fase di espirazione, ok? 30 secondi, ok? Su, su, piccola spinta, ok? Non dovete neanche staccare i piedi né da terra né dal trampolino, ok? La cosa importante è che do una spinta dal tallone, continui, spingo, spingo. Ancora 13 secondi questa gamba, poi cambiamo gamba. A me piace tanto lavorare in intensità perché ci dà più risultati in meno tempo, ok? 2 secondi, 1. Salta, cambia gamba e vai, proprio concentrati, lavoro sul tallone e la tallone che poi si rulla fino al piede, diciamo sull'alluce per darti una spinta di sollevamento, continui, spinta, 15 secondi e poi ci arriverà al nostro scatto più lungo, ok, di un minuto e mezzo, dai, ci siamo quasi ragazzi, continuate, 4, 3, 2, 1, ok, prendete il vostro elastico e recupero, minuto di recupero. Il recupero è sempre in movimento, si chiamano recuperi attivi.
respira, ossigena, ok, se è necessario durante i recuperi più lunghi potete anche bere un po' di acqua, ok? Respiro anch'io. E qui stiamo lavorando in una fase anaerobico, che è più dell'aerobico, ok? Ma ci aumenta il sistema brucia grassi per il periodo dopo post-allenamento. Vi andiamo a intaccare il nostro riserva di glicogeno talmente tanto con questo allenamento così forte. Che cosa succede? Succede che aumentiamo il nostro metabolismo post-allenamento anche per 36 ore, ok? Dipende ovviamente di quanto ti stai impegnando, però questo vuol dire non solo a diventare più forti dal punto di vista aerobico, ok, ma a bruciare più calorie complessivamente dopo l'allenamento. Ok, mano destra sul fianco, andiamo su e giù. And l'elastico ti ho già spiegato, in altri allenamenti devono essere sempre in tensione. Se non hai l'elastico potete utilizzare un paio di calze usate, ok? Ok? E vedete che non permette mai l'elastico di rilassare, ok? Proprio un bel movimento se sei a terra, un bel salto se sei sul trampolino. Quando andiamo a abbinare le braccia al movimento, aumentiamo sempre di nuovo il nostro, diciamo, battito cardiaco, ok? Ci mancano ancora 10 secondi da questo lato. Al mio via faremo 45 secondi dall'altra parte, dall'altro braccio, per tonificare. 3, 2, 1, cambio e vado su e giù diagonale, su e giù diagonale, su, giù, ok, ci siamo ragazzi, andiamo, apro, apro, continuate, dai, 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 state facendo un lavoro bellissimo, ok, molto efficace, ci stiamo lavorando le gambe, stiamo bruciando grassi, stiamo aumentando la capacità aerobica, ci stiamo mettendo massa magra, che la massa magra poi è quella che ti serve proprio per aumentare il metabolismo basale. Ancora 15 secondi, dai, 15 secondi, poi un bel recupero di un minuto e mezzo, ok, continuate, se sentite le braccia che si sta bruciando, bene, vuol dire che state allenando bene, ancora 3, 2, grandi sorrisi, 1, ok, relax, ok, abbiamo un minuto e mezzo per rilassarci, sempre in movimento, non perdete il moto del movimento perché il recupero attivo è molto importante durante il fat flick, ok, lo facevo in atletica leggera, e la stiamo adesso facendo adattato per un allenamento per voi a casa. Allora, andiamo a parlare dei muscoli. Molti di voi avete paura dei muscoli pensando che si ingrossano i muscoli. Non c'è niente più, diciamo, non veritiero possibile, perché il muscolo consuma il grasso intramuscolare e poi ti aiuta a... il muscolo consuma meno spazio del grasso. Ragazzi, se tu guardi, non lo so, un po' ruspante, bello, secco, asciutto, anche duro di carne, è molto più sottile di un polo allevato in un allevamento perché c'è più grasso. Ok, così ricordate l'importanza di costruire il muscolo, perché il muscolo vuol dire movimento, metabolismo attivo e poi alla lunga un sagoma più asciutto, non più grosso. Ok, tranne chi vuole utilizzare magari pesi pesanti, ma qui a Now non facciamo allenamenti di pesistica pura. Ok, ci siamo quasi a 17 secondi e ritorniamo. Se avete finito il punto più alto del nostro piramide, torneremo indietro. Ok, però questa volta andiamo a lavorare i tricipiti. Ok, preparata, ancorando giù la vostra elastico e 45 secondi per braccio. Ok, la cosa importante è di non permettere mai l'elastico di rilassarsi. Sta sempre lavorando in tensione, ok? È come se stessi provando di toccare, caso mio, il cielo, caso vostro magari, il tetto del vostro soffitto, ok? Allora, continuate, continuate, continuate. 45 secondi per braccio, così in questo modo non stiamo lavorando soltanto le gambe e i glutei, ma riusciamo anche ad aggiungere un po' di importantissimo lavoro delle braccia. Perché è importante le braccia? La braccia è la prima cosa che si vede denudate. Ancora 5 secondi, poi cambieremo. Attenzione, occhio, ok, cambio, lasciando sotto, ricambiando sopra la testa, riancoro sotto e muovo soltanto le braccia sopra la testa. Solo il braccio sopra la testa si sta muovendo. Solo le braccia sopra la testa. Trovi quella, la posso cambiare la resistenza allungando, accorciando l'elastico, ma l'elastico non va mai, 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 mai lasciato molla, perché non serve a niente un elastico molla.
ancora 19 secondi. Ritorno su questo discorso delle braccia, è importante lavorare le braccia, ragazzi, non abbiate sempre la fissa soltanto con la zona gag, che è importante, ma ti devo dire che se le persone vedono le braccia già toniche, dai l'impressione di essere tonico dappertutto, ok? Ok, minuto e mezzo di nuovo. Adesso siete veramente superato già metà dell'allenamento, adesso torniamo a ritroso. Il prossimo scatto sarà un minuto, ritorniamo di fare il nostro giaguarino, che è una sorta di sollevamento sulla gamba. Provate di concentrare con il busto in avanti, state lavorando sul tallone, il tallone ti deve dare questa spinta, perché spesso e volentieri le persone lavorano imitando i movimenti, ok, senza capire quello che stanno facendo. Se tu ti alleni con consapevolezza e con intento, avrai più risultati in meno tempo. Sto dicendo, ok, voglio lavorare il gluteo, perfetto, spingo, ancheggio, lavoro dal tallone, non lavorate sulle punte, perché se lavoro sulle punte lavorerò più sui polpacci, e devo dire che non ho mai conosciuto una donna italiana che vuole lavorare sui polpacci. 33 secondi ancora, poi scenderemo, questa volta cominceremo con la gamba sinistra, ok? Ricordate anche che quando vai a lavorare anche in sala pesi, magari affondi, che prima facevo la gamba destra della prima serie, la seconda serie dobbiamo cominciare con la gamba sinistra. Questo è per bilanciare il nostro allenamento, questo è per proteggere una giusta costruzione lineare nel nostro corpo, per creare una sagoma elegante. Ci siamo, 5, 4, prepariamo con la gamba sinistra giù. Ok, 30 secondi, vado, 30 secondi e spingo dal tallone, busto rimane leggermente in avanti, ok? Respira, respira, puoi anche andare più lentamente volendo, ok? La cosa importante per la forma, busto in avanti, spinta, e spinta, e spinta, non deve neanche staccare il piede né dal trampolino né da terra, però l'importante è di sentire questo movimento esplosivo che ti fa lanciare da sotto, ancora due, uno, cambia gamba. Ok, vai, 30 secondi. Poi è tutto in discesa, tutto in discesa. Che mancano soltanto i nostri, e diciamo, scatti più corti. Di 45 secondi, 30, 30, 20 e poi 10. Ok? Continui, dai. 11 secondi. Continuate. Spingi, spingi. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Ok, prendete l'elastico. Respira, ok? Questi sono esercizi che veramente aumentano il carico cardiaco, però vedrete che qualunque sport che fai dopo avrai molto più resistenza nel calcio, nello sci, nel ballo, nel tennis, anche nella corsa. Ok, ancora 38 secondi, recuperativo, salto, respiro, salto, respiro, ossigeno. Cominciamo a creare adesso un bellissimo nodo, ok, bello nodo, proprio per far sì che non si libera mentre stiamo saltando. Ancora 15 secondi, leggo la caviglia, alza, ok, ritorni in movimento appena che puoi. Quindi la faremo un apri chiudi con il nostro elastico, proprio un jumping jack con l'elastico, attenzione dell'effetto fionda, ok, facciamo due. Ok, piccola apertura, piccola chiusura, perché l'elastico ha una tendenza di chiuderci velocemente le gambe, che non vogliamo ancora. E vai, 30 secondi, ok, apri, chiudi. Chiudete anche poco a poco le punte, ok? Chiudi poco a poco le punte e tiri indietro i talloni, ok? Così li senti bene sui glutei e sulla sternocoscia. Ancora, tira, tira. Ogni giorno su qui, su Now, io spero che vi state diventando sempre più forti, sempre più, diciamo, disciplinati, perché la cosa bella è solo 10 minuti di base al giorno, fa sì che avrete tanti risultati, ok? E poi piano piano andiamo avanti, vedrete che ti spronerò di fare anche di più, che attenzione quando vi togliete le gambe, ok? Tenterò sempre di farvi lavorare di più. Ok, però non è necessario fare ogni giorno ore ed ore di sport, puoi anche tranquillamente fare 10 minuti e poi ti recuperi, ok?
e un'altra settimana, l'altro giorno fai 30 minuti o 45 minuti, poi ritorni su un giorno soft. Non è necessario ogni giorno fare troppo, ok? Perché non è positivo per il corpo. Ok, ancora 9 secondi, ritorneremo sul nostro twist, ok? Però partendo dal lato sinistra, ok? Lato sinistra, andiamo, twist e twist. Ok, il nostro allenamento si sta concludendo con i scatti più veloci, ok? 30 secondi, 30, poi 20 e poi 10. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Ok, bello plio e giro, giro e giro. Se ti senti troppo forza puoi anche non utilizzare l'elastico. Ci siamo quasi, 5, 4, 3, 2, 1 e in su. Eccellente ragazzi, lascia l'elastico, lascia l'elastico. Andremo a fare 30 secondi, pliometria, un jump jack in plio. Respira, ok? Respira tantissimo, se lo fai in modo corretto domani sentirai una bella attivazione dei glutei sulle gambe. Ok, ancora 5, jumping jack pliometrico, apro e chiudo ma senza doppio salto, ok? Freno, freno, busto in avanti, lavoro sui talloni, busto in avanti, lavoro sui talloni, vai, vai, ancora, grandi sorrisi, che abbiamo quasi finito, ok? Cioè veramente siamo sullo scatto finale in questo lavoro piramidale, non mi viene la parola, piramidale, ecco, piramidale l'ho detto. Ok, 3, 2, 1 e stop. Ok, ci siamo, ci mancano soltanto 20 secondi e poi 10 secondi. Ok, su 20 secondi voglio andare a lavorare l'interno coscia, facciamo un sumo squat in pliometria. Ok, divaricheremo sia le punte che le ginocchia come un grand plié in seconda posizione della danza classica. Mi raccomando, le ginocchia devono mirare proprio al centro del piede. 2, 1, 20 secondi ragazzi, andiamo. Ok, vai, spinta sui talloni in su. Se vuoi utilizzarti con le braccia, spingi anche con le braccia contro le cosce, aiuta un po' anche psicologicamente. Grandi sorrisi perché siamo quasi finito. Spingi e usi quelle gambe, vai, perché qui a Now, No Ordinary Workout, ti voglio veramente fare cose che magari non avete fatto finora in palestra, ma la puoi fare con Agile tutti i giorni, ok? Un allenamento proprio per tenervi in forma e soddisfatti con voi stessi, ci siamo. L'ultima sarà la corsa, 10 secondi di corsa, più che puoi, più velocemente che puoi, uno, vai, corsa, 10 secondi. Pompa, 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 vai, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, spingi, ah. Ok, e l'altra cosa ragazzi, non finite mai fino alla fine, ok? Senti questo ding, 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 sono mete da raggiungere, ok? Allora, eccellente, abbiamo fatto un allenamento molto importante, per i giorni che vi chiedo di andare a fare un altro allenamento, bevete almeno un po' di acqua prima di cominciare, ok? Ricordate che HIIT, queste tipologie di allenamento, ok? Che è Tabata, che è HIIT, che è 10-20-30, o è che è bullet training, sono talmente intensi, non hanno bisogno di essere fatti tutti i giorni, ok? Massimo 2-3 volte a settimana, più che sufficiente, ok? Perché non vogliamo neanche che il nostro corpo ci sgama, perché ricordate che il tuo corpo sempre ti sgama di quello che stai facendo e poi si abbassa i consumi metabolici perché prova di risparmiare energia sempre. Così qui a Now ti aiuterò proprio a tenere il tuo corpo sempre su chi va là e non abbiate paura se io ti chiedo di fare poco in un giorno, perché sono certa che quel poco era sufficiente per darti il massimo del tuo corpo e del tuo allenamento. Un bacio dalla Jill, passate una giornata splendida e ti aspetto al prossimo allenamento qui su Now.